oggi abbiamo un bel brano da analizzare, anche se sono solo 8 versetti, ma ci sono un bel po' di cose da dire. Divideremo il brano in 3 blocchi. I primi 3 versi, grazie, buon samaritano, grazie. Divideremo il brano in 3 blocchi. Il primo, i primi 3 versetti, e vedremo cos'è, qual è perlomeno la differenza tra luce e tenebre. Il secondo blocco vedremo cosa vuol dire confessare, e poi vedremo cosa è o chi è la figura dell'avvocato che noi abbiamo presso il Padre. Prima di cominciare devo dire alcune cose, poiché bisogna tenere in considerazione che Giovanni, secondo gli storici, è l'apostolo che è vissuto di più di tutti quanti, e perciò è stato forse l'unico a subire un sacco di eresie ed il primo ad essere il difensore della fede, uno dei primi apologeti. Quindi già lui, sin dall'inizio del suo apostolato, ha dovuto far fronte a varie eresie. E per analizzare questo brano vi devo dire due delle eresie che c'erano, così questo ci aiuta meglio a capire il brano di oggi. C'erano due correnti di pensiero, una la chiamata eredicazionismo e l'altra anominianismo, sembrano due parolacce di quelle. Invece è una cosa molto semplice, ma che si stava insediando all'epoca nel contesto culturale e storico di Giovanni. L'eredicazionismo era praticamente, secondo alcuni cristiani dell'epoca o anche non cristiani, il dire: bene, tu dici di credere in Gesù, allora sei assolutamente esente dal peccato, tu non puoi peccare, se pecchi vuol dire che non credi. E questa era la prima. L'altra invece, completamente opposta, l'anominianismo, dice che non esiste peccato, non c'è nessun livello morale, fai ciò che vuoi senza nessuna conseguenza. Perciò in un contesto del genere Giovanni doveva far fronte e predicare il Vangelo. Terremo spesso il testo, anzi sempre il testo, a vista d'occhio, così possiamo tutti meditarlo, e rileggiamolo. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, e ve lo annunciamo. Dio è luce, e in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo di avere comunione con Lui, ma camminiamo nelle tenebre, stiamo mentendo e non agiamo secondo la verità. Se invece camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Il primo contrasto è appunto tra tenebre e luce. Praticamente il brano comincia già con uno dei versi chiavi principali di tutta l'epistola. Potrei anche semplicemente leggere il primo verso e andare a sedere tutto quello che Giovanni l'Apostolo cercava di difendere, di comunicare contro queste eresie che c'erano. Da sempre il confronto tra luce e tenebre è a noi abbastanza chiaro, anche nei film, in ogni lettura. Qualsiasi cosa che è accostata alla luce è una cosa bella, una cosa pura, una cosa serena. Tutto quello che è accostato alle tenebre è brutto, è malvagio, è oscuro, ovviamente. Perciò è sempre stata così anche la Bibbia. Se ci pensiamo, una delle prime cose create qual è? La luce. È una cosa praticamente che non si può separare da quello che è Dio. Perciò qui Giovanni fa capire: noi dobbiamo essere proprio così, non possiamo scindere dalla nostra vita cristiana la luce. È un forte confronto, infatti la prima frase Dio è luce e poi l'altra in Lui non vi sono tenebre alcune sta proprio a rafforzare questo senso. Dio è luce, in Lui non esistono tenebre. E prendo ad esempio anche altri versi, ad esempio in Atti, e dice: per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E questo è proprio anche un altro chiarimento su cosa vuol dire luce, cosa vuol dire tenebre e a chi appartengono le tenebre, a chi appartiene la luce. E poi ancora in Seconda Corinzi Paolo dice: che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Proprio a cercare di far capire alla persona, alla singola persona, attenzione, dove camminiamo, come camminiamo, facciamo attenzione, cos'è per noi luce, cos'è per noi tenebre, come stiamo vivendo.
poiché se diciamo di essere figli di Dio, allora dobbiamo camminare nella luce, perché solo Lui è luce. Cosa vuol dire essere luce? Essere luce vuol dire anche semplicemente regalare una parola buona, regalare un sorriso, essere coerente con le proprie azioni, essere coerente con la parola di Dio e amare gli altri e vivere la comunione. Questo è il messaggio, sono i messaggi principali della lettera di Giovanni che vedremo anche nei prossimi mesi. Se diciamo di avere comunione con Lui ma camminiamo nelle tenebre, stiamo mentendo e non agiamo secondo la verità. Mi ricordo quando ero ragazzo e facevamo i nostri dibattiti classici prima di entrare a scuola. Io sono della Juve, io sono del Milan, io sono dell'Inter. Poi perdeva qualcuno la domenica, no, non voglio parlare di calcio. Ah, allora non sei tifoso. Mi veniva un po' in mente questo. Ed è proprio così. Se diciamo di essere totalmente cambiati dal Signore, se diciamo di essere figli di luce, di credere in Lui, qualsiasi cosa succeda, nel bene o nel male, dobbiamo dimostrare questa luce. Dobbiamo vivere questa luce in piena coerenza, costi quel che costi e succeda quel che succeda. Ovviamente ricordiamoci di queste due dottrine che c'erano, l'anominianismo, no, non c'è peccato, fai tutto quello che vuoi, e anche l'eredicazionismo, gli dicevano, bene, dici di essere credente, allora tu sarai impeccabile per sempre. Anche un'altra cosa che vedremo più in là. E possiamo anche aggiungere un verso di Prima Pietro che dice: ma colui che ci ha come colui che ci ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Semplicemente Pietro dice: vivete la vostra vita da cristiani nelle piccole e nelle grandi cose, nelle piccole e nelle grandi azioni, perché potete dimostrare di essere luce laddove siete, non solo la domenica in chiesa, non solo nella cellula il mercoledì sera, ma in ogni ambito. In ogni momento voi potete dimostrare di essere figli di luce. E prosegue dicendo: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere commesso peccati, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Abbiamo visto più o meno questo distacco enorme che ci deve essere tra tenebre e luce, ma anche un'altra caratteristica importante: se confessiamo. Questa parola mi ha colpito molto. Il termine confessare praticamente ammette una resa totale, una presa di coscienza totale nei confronti di Dio, e dice: sì, io ho bisogno di te, io mi rendo conto che ho bisogno di confessare a te le mie mancanze nella vita e ho bisogno di chiedere a te, che tu che sei fedele e giusto, da perdonarmi ogni, dice anche qui, ogni iniquità. Una delle cose più belle che mi ha colpito nello studiare il Vangelo di Marco quest'anno è stato proprio il punto principale per me, è che Gesù ogni volta che perdonava le persone, ogni volta che dimostrava amore verso le persone, non ha mai e poi mai rinfacciato il loro passato. E questa è una cosa importante, perché qui dice la stessa cosa: se tu col cuore, se tu sinceramente confessi i tuoi peccati, fidati, non guarderà mai più a quello che tu eri, ma a quello che tu sei in Cristo. E questo per me è rassicurante. E Giovanni appunto cerca di attaccare quell'eresia che diceva: beh, tu sei credente, non peccherai mai e poi mai. No, si cade, si fallisce, si sbaglia, si piange, ci sono difficoltà, si crolla, si dicono cose che non si devono dire, ma possiamo rialzarci. Se confessiamo i nostri peccati, Lui non solo è fedele, ma è giusto da perdonare ogni nostra iniquità. E siate pur certi che Gesù non guarderà mai più a quello che avete fatto, piccolo o grande errore che esso sia, ma guarderà quello che voi siete in Cristo. E Lui stesso, Paolo stesso, poi dirà: le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Perciò né noi né altri abbiamo il diritto di ripescare i nostri errori, di far tornare a galla quello che è sbagliato o che abbiamo fatto di sbagliato, ma ricordiamoci che se confessiamo a Lui i nostri peccati è fedele e giusto. E poi dice: se diciamo di non avere commesso peccati, e qui è proprio una frecciatina verso sia gli eredicazionisti ma anche gli anominianisti, facciamo Dio bugiardo e la sua parola non è in noi, non vive in noi.
Io credo che queste due dottrine non è che siano molto differenti dalle filosofie che abbiamo noi oggi. Sono molto simili, in fin dei conti, perché l'essere umano è sempre stato lo stesso, grosso modo. Perciò è sempre importante, già dall'epoca, far chiarezza su chi è Dio, sulla sua parola. Poi prosegue e dice: figli miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno pecca, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È molto bello per me, perché il primo termine, quando dice figlioli miei, figli miei, in greco è tecnia, ovvero dà proprio un senso di amore, quasi come una nota a piedi pagina: ti do un abbraccio mentre ti scrivo queste parole. E lo dice col cuore: figli miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, affinché non peccate, ma se qualcuno pecca, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Un'altra cosa che mi ha colpito è che la parola avvocato nel testo originale è paracletos. Paracletos è lo stesso termine usato per lo Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni. E questa è una connessione pazzesca anche con la Trinità, ma quando ho studiato questo termine c'era una carrellata di termini: colui che supplica in tuo favore, colui che ti è vicino, tantissime di queste cose ridotte in una sola parola. Ed è proprio questo che fa Gesù. Lui è il nostro avvocato contro le accuse di Satana. Satana spesso è nominato come l'accusatore, come l'avversario, e qui Giovanni mette a confronto ancora queste due figure, anche se ellitticamente, ma le mette a confronto. E dice: quando ci saranno ancora le accuse, quando ci saranno ancora le battaglie, qualsiasi cosa succeda, sappi che hai un avvocato difensore presso il Padre, che è Gesù Cristo. Poi sottolinea: il giusto. Lui sa bene cosa vuol dire essere umano, lui ha vissuto l'essere umano. Lui sa benissimo le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre angosce, i nostri errori. Però non è lì per puntarci il dito, ma è lì per difenderci alla presenza del Padre. E abbiamo visto che connessione ci può essere tra Dio e noi se viviamo nella luce. E tocca a noi scegliere: vogliamo essere figli di luce oppure no? Abbiamo visto e continueremo a capire quanto è importante il termine confessare nella nostra vita, confessare anche gli uni gli altri i peccati, gli errori, chiedere perdono, perché è questo che Cristo ci insegna a fare. Sono tutte caratteristiche importanti ai fini del brano, ma ai fini della nostra vita. È molto più pratico di quello che sembra. Ma vivere ogni giorno capendo che hai qualcuno che non ti sta giudicando, ma che ti sta amando, penso sia fondamentale. Già siamo spesso attaccati, punzecchiati tutti i giorni, tra il lavoro, lo studio, tante difficoltà, tante ansie. Tante volte ci sentiamo questo dito puntato contro, forse anche dal nemico di Dio stesso. Però noi abbiamo una bella arma. Dalla parte nostra non c'è un avvocato qualunque, c'è Gesù Cristo il giusto, al quale possiamo confessare ogni cosa, sicuri del fatto che non ce lo rinfaccerà mai, ma sicuri anche che Lui ci sarà sempre, sempre accanto. Il termine qui ovviamente pecca, non è continuativo nel tempo, ma dice in termini poveri: se cadi una volta, se ne cadi due, tu hai sempre una seconda chance. Ma ovviamente Giovanni non vuole dire: ok, fate quello che volete, tanto poi sarete sempre perdonati. Assolutamente. Egli ha espiato per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Che Dio aveva già designato questo lo si evince già da Genesi 22, quando conosciamo benissimo anche la storia di Abramo e Isacco. Quando Dio chiede ad Abramo: dammi Isacco tuo figlio, offrilo come sacrificio, e lui in piena obbedienza lo fa, con fede lo fa, e poi dice questo in Genesi 22:8: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E più di 2000 anni dopo si è avverata proprio questa profezia, se così possiamo chiamarla, proprio data l'impossibilità dell'essere umano di arrivare a Dio, di vivere nella luce,
Ma una cosa può fare, ricercare questa luce soltanto in Cristo. E Paolo ai Romani scrive così: è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In Cristo ne siamo giustificati. Non è un'opzione, è verità. Siamo giustificati. Abbiamo un avvocato, possiamo essere figli di luce, ma la scelta è sempre la nostra. L'uomo non è mai riuscito a toccare Dio con la propria scienza, con le proprie filosofie, semmai a scappare dalla parte opposta. Però Dio l'ha fatto. Ha fatto il primo gesto, ha donato Gesù per tutti quanti noi, non solo per i nostri peccati, ma per i peccati del mondo intero. E in Prima Pietro leggiamo anche questo. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Quale cosa più bella anche per un genitore poter condurre il proprio figlio ai primi passi e portarlo a scuola, magari qualche anno dopo condurlo all'altare? È una bellissima cosa, no? E immagino proprio questa scena, che è Gesù stesso che ci prende per mano dopo quello che lui ha fatto e ci porta alla presenza di Dio perché siamo giustificati. Non siamo accusati, non siamo rimproverati, non ci sarà rinfacciato nulla, perché in Cristo siamo nuove creature. Tocca a noi scegliere, dipende sempre e unicamente da noi. L'opzione questa volta c'è, ma tocca a noi. Scelgo Cristo, scelgo di essere un figlio della luce, oppure di restare nell'ombra. Confesso i miei peccati, il mio desiderio, la mia voglia di crescere seguendo Cristo oppure no. Ma ricordiamoci che qualsiasi cosa succeda, anche dopo questo momento, dopo questa domenica, abbiamo un avvocato ed è Cristo Gesù, il giusto. Voglio lasciarti 2 minuti solo per riflettere, dopodiché passeremo alla parte conclusiva. Prendi il tuo tempo, chiudi gli occhi, abbassa la testa, come preferisci. Mentre stai riflettendo, mentre stai parlando con Dio, magari nel tuo cuore, voglio dirti ancora qualcosa. Voglio dirti che tu puoi essere una grande testimonianza di luce quest'oggi. Lo puoi essere semplicemente con un sorriso, semplicemente con un abbraccio, o anche semplicemente perdonando chi ti ha fatto del male, o chiedendo perdono a colui o colei che ha fatto del male. Dio ci insegna a essere così, perché Lui è così e dobbiamo essere sempre più simili a Lui. Dì alle persone quanto gli vuoi bene, dillo a tua moglie, a tuo marito, alla tua ragazza, al tuo ragazzo, dillo ai tuoi figli, dillo ai tuoi genitori. Puoi essere luce anche in questo. Allontana dalla tua mente che anche quando cadi non è finito niente. Ma hai sempre l'opportunità di rialzarti, è sempre una seconda chance, sempre, perché questa è l'arte della grazia in Cristo Gesù. Mentre rifletti ancora, io voglio dirti un'altra cosa, che qualsiasi accusa che riceverai dal tuo passato, da te stesso, dagli altri, da Satana, da chiunque, sappi che hai un avvocato presso il Padre.
il suo nome è Gesù Cristo, il giusto. Prendi il tuo tempo, ma oggi prendi anche un impegno. Dimostra in un senso personale cosa vuol dire per te essere luce. Chiama qualche amico magari che non vedi da tempo, passa del tempo con lui, con lei. Parlali di Cristo, parlali del suo amore. Impariamo a perdonare, impariamo ad amarci, impariamo a vivere la comunione, perché questo è il senso di tutta l'epistola di Giovanni, ma di quello che Dio ci ha sempre insegnato. Tu non sei un perdente, tu sei un vincitore in Cristo, e anche se ti accuseranno, tu sei un vincitore in Cristo. Mio Signore, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio perché seppur nella mia debolezza, Signore, tu hai voluto toccare il mio cuore questa settimana. Mi hai messo alla prova in tante situazioni, Signore, per capire quanto sia difficile essere luce nel posto di lavoro, quanto sia difficile essere luce, Signore, in tutto ciò che facciamo. Ma grazie perché nel nome di Gesù noi non abbiamo soltanto un amico, qualcuno che ci capisce, ma anche un avvocato che ha vinto la più grande delle cause, quella contro il peccato, lì sulla croce, Signore. Grazie perché abbiamo una nuova vita in te e perché ancora quest'oggi, uscendo da questa sala, possiamo dimostrare di essere figli di luce e non delle tenebre. Possiamo dimostrare quanto sia importante confessare a te ogni nostra debolezza, ogni nostra mancanza, anche la più piccola, non solo le più grandi. Guidaci, Signore, davvero a vivere come persone perdonate, cambiate dalla tua grazia, nel nome di Cristo Gesù. Thank you.